Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale per questo nuovo video. Siamo sull'isola di Madeira. Di nuovo, come due video fa, alla punta di San Lorenzo. E siamo quasi alla cima del punto panoramico. Molto presto, ancora è buio e ci sono nuvole basse all'orizzonte, ma altre nuvole alte che si stanno avvicinando alla zona, diciamo alla scena che andremo a scattare. Quindi vediamo cosa succede, tanto sono sicuro, visto di essere, che siamo già stati in questo posto l'altro giorno, sono sicuro che ne varrà comunque la pena, perché è un posto incredibile e vedere il giorno nascere da qua sarà un'emozione, comunque vada a livello fotografico. Che poi, se ci scappa anche una bella foto, non sono certo io a lamentarmi. Vai, andiamo su in cima e lavoriamo un attimo sulla composizione. Allora, siamo un po' pigiati qui in quattro sullo stesso punto, però ce la facciamo agilmente, anche perché abbiamo la fortuna di avere questo posto stamani solo per noi, che è uno spettacolo già così. Sta cominciando ad arrivare la luce e soprattutto le nuvole alte che avevamo sopra la testa adesso stanno andando nella direzione giusta. Niente, adesso vi faccio vedere subito la composizione. È molto semplice, molto simile a quella dell'altro giorno. Però adesso siamo all'alba, che non è male. Eccolo qua. Allora, vedete, la composizione è molto semplice, non è così tagliata male qua in fondo, ma perché questo è il video a 16 noni, sto scattando a due terzi naturalmente. Vediamo questa linea che parte qua quasi dall'angolo e fa questa curva magnifica fino ad arrivare qua alla fine del promontorio. Ora sono a ISO altissimi per farvi vedere qualcosa, ma questa è la situazione del cielo che poco fa era piatto, ma ora queste nuvole qua stanno andando nella direzione giusta. Vediamo se il meteo per una volta collabora. Allora, sto facendo adesso una composizione verticale che vedete adesso, eccola qua, in cui sto provando a usare il primo piano come linea d'ingresso nella foto. Non so tra l'altro se l'andrò un po' a ritagliare, perché forse questa è un 4 quinti, tagliando un po' di primo piano funziona anche meglio. Mi porta qua lungo la scogliera che mi va a riportare l'occhio verso questi faraglioni incredibili. E su nel cielo abbiamo nuvolette colorate che stavolta, al contrario della composizione precedente, coprono tutta l'area del cielo, proprio perché sto scattando in verticale, dando di fatto, tagliando fuori un po' la parte che rimaneva vuota del cielo. Noi prima andavamo a scattare da questo pirozzo qua sopra e quindi lì sì, c'era la vista pazzesca, tutto aperto, però quella parte di cielo era un po' vuota. Anche questa composizione mi piace abbastanza, ho provato a fare anche una un pochino più su, sempre verticale. Vediamo se ne viene fuori qualcuna decente di tutto questo e se così fosse, vi faccio vedere subito. Eccole qua. Thank you.
Allora, sta per venire sul sole con molta fatica e con molta calma dalle nuvole che sono sull'orizzonte, però qua qualche composizione in più si apre perché sto aspettando il sole per fare la composizione che avete già visto con tutto, diciamo, il promontorio in panoramica, poi anche qualcosa con una lente più lunga probabilmente. E poi niente, se il sole rimane, cosa probabile perché in alto non ci sono altre nuvole, si può andare magari col teleobiettivo a rincorrere un po' la luce, cercare qualche dettaglio, qualche contrasto, anche a mano libera, no? Che è una cosa divertentissima. Ecco il sole, si scatta, quindi basta chiacchierare. Ecco lo scatto, ragazzi, spettacolo. Allora, mentre i miei compagni di viaggio fanno volare i droni, io, che non ne ho uno, e per il momento in realtà mi va anche bene così, sto provando qualche lunga esposizione, perché c'è il bianco, no, dell'acqua che si infrange contro gli scogli, che in una lunga esposizione può funzionare molto bene. Non sono interamente convinto per il fatto che, vedete, questa parte qua di scogliera è molto in ombra. Però c'è queste belle lame di luce, no, che passano sulla parte in luce appunto della scogliera, sul verde, che non so, mi convincono abbastanza. La luce è bella, sto usando un filtro ND1000 case magnetico, sono F11 15 secondi ISO 100 e ecco qualche lunga esposizione per concludere la mattinata. Vediamo poi il resto di questa giornata a Madeira. Dove ci porta. Ecco intanto le lunghe esposizioni.
dall'oceano a 1800 metri in un viaggio di macchina di 40 minuti. Siamo al sentiero che porta su a Pico Ruivo, il monte più alto dell'isola di Madeira. Le condizioni sono mutevoli, a dir poco, per usare un eufemismo. Ogni tanto passa qualche nuvola, ci finiamo dentro, quindi piove, ma ci sono altri momenti in cui sono sprazzi di luce e quelli sono momenti belli per scattare. Adesso vi faccio vedere subito qualche scatto a mano libera fatto durante la salita e poi al prossimo punto interessante ci riaggiorniamo, parliamo anche di qualche composizione. Intanto ecco questi veloci scatti che non saranno epocali, ma è un'atmosfera che mi piace moltissimo. Andiamo a Pico Ruivo, andiamo! Allora, solo per aggiornarvi e per dirvi che ho trovato una composizione che sinceramente ho adorato nella maniera più assoluta, però non ho fatto in tempo a filmare perché l'ho fatta col teleobiettivo a mano libera a ISO altissimi proprio per evitare mossi o altro. Il tempo che ho preso il treppiede per vedere se riuscivo a farla anche a modo come si deve sul treppiede, ovviamente è arrivato un vento allucinante, la pioggia, sicché credo di averla fatta bene anche sul treppiede, ma non c'era tempo di registrare nessun video. E quello è molto bello, è quello che veramente mi piacerebbe trovare in questo posto, Pico Ruivo, queste texture da fare col teleobiettivo di questi alberini secchi in mezzo alla vegetazione verde invece di questi arbusti. Quello è proprio, ecco, quello di cui che al momento ci tenevo molto a fare uno scatto del genere. Speriamo non sia l'ultimo perché mi è piaciuto molto. Ecco qua intanto lo scatto, ve lo faccio vedere subito e continuiamo la salita. Allora, ci siamo fermati 10 minuti per rifiatare, ma soprattutto per aspettare che andasse via la pioggia. Ora un po', vedete, si è riaperta la situazione. Si vede questa cima molto interessante, con quest'altra qua, è qua dietro. La stradina da far da linea guida e, cosa ancora più importante, perché gli alberini vincono sempre. E se mi seguite lo sapete, la mia passione per gli alberini solitari. Degli alberini solitari morti qua sul crinale, immersi nel verde, e prima uscivano bene dalla nebbia, composizione che adesso in realtà senza la nebbia non funzionano più. Bello, vi lascio anche questi scatti con la speranza che il meteo vada a migliorare come è previsto, dovrebbe migliorare al limite proprio dell'orario del tramonto. Stiamo a vedere. Thank you.
Allora, altre foto ad alberini solitari, bellissimi, veramente bellissimi, specialmente quando la nebbia va e viene, a volte lascia appena intravedere lo sfondo delle montagne. E ora, sì, direi di sì, questo che vedete alle mie spalle, sì, è lui. È quello che probabilmente è l'alberino più famoso di tutta l'isola di Madeira. Per non farsi mancare nulla, scatteremo anche quello. In effetti è molto molto bello. Vediamo se riusciamo a fare una foto anche con queste condizioni. Eccolo qua. Allora, questa è l'angolazione in realtà che mi piace di più. Perché vedete com'è che si sporge tutto verso il nulla e c'è la nebbia dietro che crea una profondità e una separazione incredibile. Mi piace forse ancora di più rispetto alla vista, diciamo, classica, diciamo, da davanti. Provato varie angolazioni, qui c'è in questo punto un'altra serie di alberi fuori di testa, bellissimi, che adesso mi metterò un po' a scattare. Fondamentalmente sto scattando tutto col 24-70 a mano libera perché la nebbia va e viene, è un continuo e non c'è un grande bisogno in realtà a quest'ora di utilizzare un treppiede, senza non fai lunghe esposizioni. Con F56 e F8 scatti tranquillamente a mano libera, ISO, tutto sommato ragionevoli. Che posto! Questo veramente è un sogno. Bene, vi lascio a la foto o le foto di questo albero, questo gruppo di alberi incredibile qua sul Pico Ruivo. Beh, come vedete, o meglio, come non vedete, visibilità zero su Pico Ruivo. Allora, adesso faremo così. Incominceremo a scendere, tanto fra un po' fa buio e qua non si riapre nulla. Se proprio si riapre, per miracolo, si farà qualche foto dove siamo, tanto il percorso è tutto bellissimo. E non lo so, voglio chiudere il video con una nota stonata, quindi vi dirò, sono contentissimo delle foto che ho fatto finora. Giornata è partita a bomba con una super alba alla Ponta di San Lorenzo e finirla quassù invece da 0 a 1860 metri è notevole. Quindi eccoci arrivati. Sono contento delle foto che abbiamo fatto. E a prescindere anche da questo finale un po' così. Speriamo, abbiamo 3 giorni ancora davanti a Madeira, magari riusciamo qua o all'altro monte principale, che vento, all'altro monte principale a fare qualcosa. E vediamo. Per ora sono comunque contento perché comunque arrivare in cima a un monte con qualsiasi condizioni e anche a portare a casa 0 foto è bello. Qualche foto l'ho portata a casa, quindi sono contento così.
Bene, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video e vi ricordo che sul mio canale esce ogni settimana un nuovo video il giovedì sulla fotografia paesaggistica con vlog dal campo o tutorial di post produzione. E se siete interessati a scoprire le mie tecniche di post produzione, sul mio sito trovate sempre in offerta i miei video corsi base avanzato e il calendario dei miei prossimi workshop in programma. Ci vediamo la prossima settimana, giovedì, sempre qui per il prossimo video dall'isola di Madeira. Ciao! E in realtà siamo tornati qualche giorno più tardi su Puikoruivo per fotografare il tramonto con condizioni di visibilità diverse. E nonostante le condizioni che abbiamo trovato la seconda volta, in teoria buone, ho preferito le foto più cupe, più dark, più evocative e di fatto più particolari che ho realizzato la prima volta. Rispetto alle solite condizioni già viste, ho sentito le prime foto più mie e più personali. Vi mostro adesso gli scatti che ho realizzato alla seconda uscita. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Preferite più quelle dark e particolari o quelle con le condizioni tecnicamente più belle? Fatemi sapere nei commenti.